Buongiorno a tutti da lasciunamanica.com. Oggi vi mostrerò un semplice trucco con le carte, liberamente tratto dal libro Roberto Light di Roberto Giobbi, che trovate sotto la sezione Impara all'interno di lasciunamanica.com. Ora vi mostrerò il gioco, l'ho ribattezzato Ambo Secco, tutto per voi. Per effettuare questo gioco di prestigio andremo a utilizzare le splendide Artisan, le nuove carte in vendita presso lassonellamanica.com, che vi invito, sito che vi invito ad andare a vedere. Potete trovare in descrizione il link preciso per andare ad acquistare questo bellissimo mazzo di carte. Il gioco, gli italiani allora sono sempre stati amanti del gioco del lotto, e chi non ha mai sognato due numeri nella propria vita e se li è andati a giocare. Viene chiesto allo spettatore di mescolare liberamente le carte del mazzo, di spezzare a suo piacimento e di tornare il tutto in mano al mago. Questo perché il mago andrà a scegliere due carte di previsione all'interno del mazzo. Una e una. Attenzione, perché d'ora in poi, scelte queste due carte, il mazzo verrà consegnato allo spettatore e non verrà più toccato quindi dal mago. Viene chiesto allo spettatore di formare un secondo mazzo di carte in disparte, in questa maniera, anche mescolando di tanto in tanto il mazzetto, anche spezzando talvolta o pescando tanto da sopra che da sotto, senza problemi, che si possa fermare in un momento qualsiasi della conta, quando più gli aggrada. E fatto questo, vi spiegheremo che ci serviranno due mazzetti, per cui di dividere tranquillamente il mazzetto che hai in mano in questo momento in due mazzetti differenti, dando una carta di qua e una carta di là. Tac, 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 tac. Finito quindi di dividere i due mazzetti, verrà chiesto di rigirare le prime carte selezionate, dunque in cima ai due mazzetti, che sono stati scelti per lunghezza, per tipo di carte da sopra e da sotto, e il tutto in mano allo spettatore. Questo girerà le due carte che si riveleranno essere il Jack di picche e il 6 di cuori, e naturalmente andremo a realizzare un ambo secco, ovvero avremo selezionato come previsione il 6 di picche e il Jack di cuori. Questo è tutto e ora vi spiego come ho fatto. Ed eccoci alla spiegazione di Ambo Secco. Come ho detto, questo gioco è stato liberamente tratto da uno dei trucchi illustrati nel libro Roberto Light di Roberto Giobbi, che tratta appunto giochi automatici, giochi in cui, che non richiedono una grande abilità di mano. Per cui concentratevi sulla storia, inventatevi una storia di previsione, di viaggio nel tempo, di previsione, sogno del lotto, quello che volete. Concentratevi sulla presentazione, perché il gioco funziona da sé. Come funziona comunque questo gioco? Il mazzo viene quindi dato a uno spettatore, è mescolato, poi viene tornato al mago per effettuare la sua previsione delle due carte. Questo per prima cosa andrà a vedere le due carte che si trovano sul fondo del mazzo. In questo caso non va troppo bene perché abbiamo pescato 2k, ma potrebbe andare lo stesso, diciamo 2k rossi. Potremmo prendere 2k neri se fosse trattato del 7 e 8 7 di quadri e 8 di picche. Noi andremo a recuperare all'interno del mazzo come previsione 7 di cuori e l'8 di quadri. Dunque andremo ad occhiare le ultime due carte, andremo a prendere le loro carte gemelle
per cui ripeto 8 quadri e 7 picche, 8 quadri e 7 picche. È sparito dalla circolazione, eccolo qua sul finale. Fatto questo, queste le apporremo come previsione. Passiamo il mazzo allo spettatore. La cosa bella di questo gioco è che tutto d'ora in poi sarà fatto in mano allo spettatore. Noi andremo un pochino a fuorviarlo per quanto riguarda il fatto che l'abbiamo già toccato noi il mazzo, glielo consegniamo così come sta. Infatti a questo punto gli andremo a chiedere di passare delle carte in un secondo mazzetto. Solo dopo che avrà passato almeno le due carte iniziali, o tre o quattro, ma almeno le prime due, andremo a specificare che di tanto in tanto può anche andarlo a mescolare, o che di tanto in tanto potrebbe andare a spezzare il mazzo o a pescare da sotto invece che da sopra. Sempre ripeto, tutto in mano allo spettatore. Fatto questo secondo mazzetto, gli viene chiesto di dividere in due alternando la distribuzione, ed è ovvio che le ultime due carte saranno le prime che aveva deposto sul fondo. Queste due carte ovviamente poi saranno le nostre carte gemelle per il gran finale. Molto semplice, per cui vi ripeto, concentratevi su una bella presentazione, inventatevi una bella storia e ricordate allo spettatore che voi mai e poi mai avete toccato il mazzo dall'inizio alla fine. Questo è tutto, vi saluto, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e mettete un bel mi piace qua sotto. Saluti, alla prossima!